ragazzi, ben ritrovati tutti quanti. L'attenzione è alle stelle, però cerchiamo di quagliare qualcosa di concreto. Io mi sono scritto un po' di cose perché ho nella testa un sacco di idee e il tempo è tiranno. Abbiamo una buona notizia, poi ve la darò in seguito. Allora, abbiamo formato ormai da una settimanetta il comitato SS Arturo. Ora sì. Ci sono alla luce attuale 66 iscritti, però abbiamo riunito il direttivo oggi, che siamo noi quattro, perché bisogna prendere delle decisioni importanti. Allora, l'ordine del giorno unico è la questione Arturo, perché bisogna risolverla una volta per tutte. Allora, abbiamo a cuore la sua sorte e sappiamo le cose come si sono sviluppate. Sappiamo del lago, di Maria che mi aveva mandato là, che non ho trovato niente. Poi siamo andati a ping pong, lo stesso Luciano mi ha mandato a cercarlo in pineta, che era sotto delle foglie, ma come faccio in pineta a trovare Arturo? Verde sotto le foglie. Verde sotto le foglie, mi ha detto una cavolata, cioè, vabbè. Comunque, poi le voci, sapete, si rincorrono, me ne hanno dette tante altre, mamma mi ha mandato a cercarlo in un granaio, mamma è andata a cercarlo sotto i sassi di un fiume, ma ora dico, sotto i sassi di un fiume annega, a me è un coccodrillo, ma lui è un pupato, non sa mica notare. Cioè, vabbè, al di là di tutte queste cose. Poi che è successo? Qualche tempo fa ho sentito Adriano, il falegname, e mi aveva detto che mi avrebbe fatto il bischerino in legno come protesi, e anche quella lì è un'ipotesi che io prenderei proprio come estrema razio, ecco, non è che direi subito sì, facciamogli fare il bischerino in legno, perché anche se è un pupazzo, per il bischerino in legno non è il massimo. L'ideale sarebbe che ritornasse il suo, ecco. Poi che è successo? Ho ricevuto una telefonata da Ettore qualche giorno fa e sono andata a Faffino, alla casa del pupazzo, e lì ho trovato Arturo. E ho tirato un bel sospiro di sollievo. Però come stanno le cose si stanno. Arturo per lo shock ha perso la parola e è rimasto lì zitto e sembra un pupazzo normale come tutti gli altri. Figurate che io l'ho trovato camuffato con la parrucca e gli occhiali da sole e faceva finta di nulla. Cioè alla stregua di un peluche qualunque. Cioè, ma a voi vi pare? È così, la situazione è drammatica. È drammatica, però noi dobbiamo trovare una soluzione. Ci ho pensato da due notti che ci penso e ho trovato la soluzione, secondo me. Allora, occorre provare a ripristinare la condizione e la dimensione iniziale di Arturo, che è una dimensione abbastanza buona, ecco, non ottimale ma buona, quello che so. Allora, la prima possibilità, se è detta la protesi in legno, è no. No. Chi vota no alzi la mano. Bene, siamo tutti d'accordo. La seconda possibilità è quella di far votare tutto il video di Mille Accendini, anche se non c'è niente di sicuro, sappiamo, così pare, che votandoli tutti le cose dovrebbero regredire. E per paradosso regrediscono e riaumenta l'oggetto in questione, ecco. Quindi votare tutti i video di Mille Accendini. Ora, qual è il problema? Quel birbone di Mille Accendini, essendo 6-7 anni che fa il video su YouTube, c'ha fino a ieri aveva 1560 video caricati sul suo canale. Alla faccia. Però la situazione è anche più grave di quello che pensiamo, perché non ha un canale, ce n'ha due, c'ha anche 1000 passi. E dici, oh, 1000 passi sarà un canale di scorta. Ehi, 911 video, 1000 passi. Quindi 1560, fa intorno ai 2400-2500 video. È un'impresa improba. Ecco, però siamo qui riuniti stasera proprio per riuscire a trovare una soluzione. Allora, per riuscire in questa titanica impresa occorre sfruttare un aspetto che Mille ha trascurato. Cioè, lui ha detto che è importante votare, però non ha detto che è importante vedere tutto il filmato. Quindi la mia idea quale sarebbe, anche perché vedere tutti i video, ce ne sono alcuni che durano 10 ore su phone, c'è una barzelletta del cinese che dura 15 ore, cioè è da matti vedere, ci si sta veramente, io penso, sui 6-7 mesi, che è un po' troppo. Se chi è che vota che è un po' troppo, alzi la mano. Aspettiamo che sei cresciuto. Si sta peschi. Quindi l'altra possibilità è quella di utilizzare il cursore di avanzamento del video, cioè votare mi piace, con il mouse portare avanti la durata del video, poi il video finisce e automaticamente parte il secondo. Quindi che faremo? Mi piace, con il mouse portiamo avanti il cursore del video, finisce il video, riparte quello successivo e via dicendo. Domanda. E chi c'è la connessione lenta? Ottima domanda, ma qui ora sarà giusta domanda, passiamo, la prendo in esame successivamente, perché qui non c'è la connessione lenta, anzi proprio per l'occasione mi sono fatto mettere super internet dalla Telecom, che ha aderito al comitato ma ha fatto anche un prezzo buono. Allora, qui ci siamo. Allora,
Sappiamo, come dicevo prima, che il nostro comitato conta, già mi sembra, ho detto 65-66 iscritti, però per questo compito delicatissimo è bene fare riferimento esclusivamente sul direttivo, perché la questione è delicatissima. Allora, il regolamento interno che vorrei darvi. Allora, turni di 5 ore ciascuno, ininterrotti, in cui ci prendiamo la briga, con una mano si tiene il coccodrillo e con l'altra si vota. Inizio io, poi la Laura, poi Alessandro, poi la Cristina, poi io, la Laura, Alessandro, Cristina. Partire a votare dal primo video, perché sennò si fa casino. Perché occhio, che se uno clicca due volte mi piace non succede nulla, perché dopo lo stesso video lo puoi cliccare solo una volta, Quindi è un casino, c'è da partire dal più vecchio, che era uno che parlava degli elastici del 2007, 2008, 2006, e andare avanti, dal primo, seguire l'ordine cronologico, dal più vecchio al più nuovo. Poi, telefoni spenti, non voglio distrazioni per questo eventuale compito qui. Ma in bagno ci si può andare? Giusta osservazione, Laura. In bagno ci si può andare esclusivamente una volta a metà turno. Dopo 2 ore e mezzo si può andare a mingere, però una breve minzione, niente di più. Ok? Perfetto. Quindi si beve poco? Sì, bevete poco, evitate tisane, tè, no, non imbrattate, state attenti. Che poi ricordatevi che ci avete un pupazzo in mano, Un pupazzo sotto shock. È uno shock gravissimo perché il pupazzo si è ritirato interamente su se stesso, ha sviluppato dei tratti autistici fortissimi. Non parlo più di personaggio mediatore ma di pupazzo, perché in questo momento Arturo è fermo, immobile, è un pupazzo che, come ti posso dire, è un peluche, è diventato, cioè quando lo vedrete non riconoscerete. Senza anima. È senza anima. E qui vengo alla questione più importante di tutte. Nel momento in cui noi voteremo mi piace e Arturo è un pupazzo inespressivo, dovremmo anche consolarlo dicendogli qualche parola dolce. Vedi Arturo, faccio un esempio, si clicca mi piace, può succedere, è successo anche altri pupazzi, non è un dramma. È importante che tu prenda esempio perché tu non lo rifaccia. E gradualmente, secondo me, Arturo, poi alla fine di insomma, poi un po' detto il tempo, 5 ore ciascuno, io penso che in 2 settimane e mezzo ce la dovremmo fare, vota tutti. Vabbè, ma tu, io parto, poi ci rivede fra 15 ore, non è che tu ti da stare qui a aspettare che finisca il cavolo, non esageriamo. Quindi, consolare Arturo mentre noi facciamo, mentre clicchiamo, tipo Arturo, dai, sei un bel pupazzo, succede, io mi ricordo che sei stato simpatico, hai fatto tante cose belle, hai fatto ridere tanti bimbi, tanti adulti, ma anche me mi hai fatto sorridere, ecco, consolarlo, andare un po' a lavorare sulla sua autostima, perché lui ora è totalmente inespressivo. Vai. Ragazzi, forza, tutti insieme, insieme ce la faremo. Ok. 1000 accendini! Sì! Vai! Al lavoro! Al lavoro! Ok! Bravo! Vedi? Vedi che si migliora? Bravo! Bravissimo! È stancante, lo so! Vedi un po' di te, fino io! Guarda che ce la facciamo, ma vai, però qua ci si finisce. Tanti, Su. Dai, dai, ci si pensa noi, adesso si votano gli accendini, si fa un nodino. Mi raccomando, dai. Vedi? Beh, siamo già al 734esimo video. Ce la possiamo fare. Dai, 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 Arturo, su! Arturo, via. Vederti così per me è un dolore, cioè è uno strazio proprio. Cioè, l'hai combinata grossa. Guarda che questo si è bloccato. Vai. Vai, così, 1000 accendini, speriamo sia contento e faccia in modo di rimediare al tuo misfatto, Perché a vederti così, ma mi sembri un peluche Arturo te, no? Sì, mi sembri un po' di Arturo, tra un po' rischiavo e cliccavo non mi piace, ti immagini se cliccavo, no, meglio non parlare. Bellissimo, arriveremo in fondo e tutto tornerà come prima. Anzi, meglio di prima. Altro che il legno. Poi ti aiuto io, la prof.
tutto pazzo, devi un po' riprendere, insomma, via. Questo problemino è un problemino comune. Ho conosciuto tanta gente che è successa questa cosa. Ma te non ti devi, però ti devi riprendere, devi prendere perché è importante. Guarda che siamo già avanti, siamo già avanti. Succede nulla, no? Non preoccupare che succederà. Dai, dai, ci riprendiamo. Io sono un bel pupazzo, stavo bravo. Lo so, non è una cosa semplice. Non capisco, però ti devi riprendere, dai. Dai. Si vota 1000. Li votiamo tutti, non ne lasciamo neanche uno, va bene? Dai Arturino, su. Poi mi fa male gli occhi. Ma quanto mi mancherà ancora? Manca ancora mezz'ora, poi ritorno alla Cristina. Vai Arturo, se si continua così, ho fatto i conti che tra qualche giorno si è fatto. Vai. Andiamo Arturo, forza. Cioè, vederti così inespressivo, cioè, è una coltellata al cuore. Cioè, mi sembri un peluche normale, come tutti gli altri, un pupazzetto. Io voglio che tu torni come eri prima, a dire cavolate, a prendermi in giro. Invece sei così, fermo e immobile, mi sembri un soprammobile. Cioè, bellino, ma sempre... No, guarda, mi sei bloccato. Oddio, ci mancava questa. Ecco, vai. Siamo al video 1100. Fammi vedere. Arturo! Ciao patata Alessa, aspetta, come sei sempre mogio, sei parecchio pallido, però vedo che... Ma come stai? Sono in convalescenza, mi fa piacerissimo che tu parli, ma lo sai che mi è preso uno shock anafilattico? No, quello non mi è preso uno shock anafilattico, peccato, ma dai, smettila di fare lo sciocco, che lo so che mi vuoi bene, ti voglio bene come un calzino che puzza di formaggio con la muffa. Dai, comunque mi fa piacere perché se ricominci a dire queste bischerate vuol dire che ti sta riprendendo alla grande. Ma lo sai io quanto tempo ho passato a cercarti? Non lo so, quanto tempo è passato? Ho passato lo stesso tempo che è passato a dimagrire? Allora è tempo buttato via. Dai Arturo, da sentire, ma senti come sono pimpante, ma mi è preso un colpo quando ti ho visto là insieme agli altri pupazzi. Ma che ci facevi? Volevo ricominciare da zero, come un pupazzo qualunque. Ho capito, a me non ci pensavi neanche un poco. Ma non mi volevi bene, neanche per sogno. Arturo, che bellezza risentirmi dire queste cose. Lo sai che io ho dei progetti importantissimi insieme a te. Perché non li fai insieme a qualcun altro e mi lasci solo in libertà? No, che ti lascio solo in libertà? Anzi, Arturo, ora che stiamo scherzando un po', l'hai visto che cosa abbiamo fatto per te? Parli del comitato SOS Arturo. Sì, proprio di quel comitato lì. Io voglio diventare il presidente del comitato. Vabbè, ora se ne parla, ma il comitato non ha più ragione di esistere, giusto? Giusto. Hai visto, abbiamo fatto tutti i turni, te magari eri un po' sotto shock, ma... Noi del direttivo ci siamo alternati alla grande. Ho visto, visto. E dimmi un po' Arturo, se ti faccio questa domanda, ci sto girando intorno da un po', ma... come vanno le cose là in basso? Ciccia puzza. Dimmi Arturo. Ciccia puzza! Dimmi. Fatti i fatti tuoi. Ma vabbè, veramente erano fatti miei. Se non era per me, era per me. In che senso? Fatti i fatti tuoi! Ma dimmi un po' Arturo, le cose sono tornate come prima. E zitto! Zitto! Va bene, comunque è una cosa di cui non voglio più parlare. Va bene Arturo, ok. Allora io ne approfitto che siamo in fondo al video. Meno male. Che schifo Arturo, non mi starnutire addosso.
Ehi, ma che hai mangiato? C'è l'alito che sta di cipolla. Ho mangiato 3 cipolle e un'acciuga. Ehi, alla faccia del convalescente. Convalescente sì, ma affamato. Ci credo, guarda là, 3 cipolle. Ma poi, vabbè. Degustibus, parla come mangi. Va bene, ti volevo dire che ne approfitto. Zitto! Dai, ringraziamenti. Oh sì, quelli vanno fatti. Allora, volevo ringraziare Maria, Adriano, Sergio, ci stavo pensando, Alessandro, la Cristina, la Laura e Arturo. Aspetta, e poi fammi pensare chi è intervenuto. Sono intervenuti anche la Franca, Stefano e la Chiara. E dove sono? Non ce l'ho messi perché sei un cafone. No, non ce l'ho messi perché ho fatto le riprese male. Perché non sei bravo a fare niente. Invece Emilia Accendini, com'è Emilia Accendini? Non lo dici più che è una chiocca pelata? No, Emilia Accendini è il più bravissimo e bellissimo del mondo. E come sono i suoi video? Bellissimi! E le sai quanti ne ha fatti oggi? Oggi ha fatto 18 video. E dimmi un po', te che hai fatto? Li ho visti tutti e ho votato sempre positivo. Ho cliccato I like. Accidenti, ho imparato anche a dirlo zitto in inglese. Ho imparato. Emilia Accendini va sempre votato. Bravo. Dillo. E Magicoliere invece se la prende nel sedere. Dai, falla finita. E poi si diceva, fammi pensare che non me lo ricordo più, avevi detto di Stefano, la Franca e la Chiara, e che avevo ringraziato e non li hai messi nel video. No, non ce l'ho messi nel video. E poi volevo, non mi ricordo chi è. Ah, ecco che ti volevo chiedere, ma ti volevo dire che comunque, no, in quella scatolina lì non me ne parlare. Dai, che te ne parlo, ormai non ci sente più nessuno arrivati a questo punto del video. Che c'era il pistolino in legno. Il pistolino in legno lo usiamo per accendere il camino. Oh, dai, usalo, non si sa mai. Usalo te, che ti farebbe anche comodo. Dai, Arturo, voglio dire, è un pistolino micro. È un pistolino veramente micro e io sono un pupazzo. E il pistolino in legno non lo voglio. Va bene, dai, non approfondiamo l'argomento. Comunque Adriano è stato bravissimo, è un nostro amico, è vero. Domani gli vado a dare un bel morsotto sul sedere. Ecco, questa sì che è una splendida idea per ringraziarlo. Ecco anche a chi dovevamo dire grazie. A chi? A Luciano, grande Luciano. Voglio dirgli un enorme grazie. Però ora che ci ripenso gli dico grazie, ma mi ha mandato a cercarti in Pineta. Ma te in Pineta ci sei mai stato? Ci sono stato in Pineta. E che hai fatto in Pineta? Che hai fatto? Sono andato a fare la pipì. No, in Pineta? Sì. E dove l'hai fatta? Dove ti sei sdraiato te? Dai, Arturo. E al lago ci sei andato? Al lago ci sono andato. E chi c'era? C'era Bisù, la nutria. Ah, eccola la nutria. E che avete fatto insieme, te e Bisù? La gara a chi faceva più rutti. Che schifo, Arturo! Basta dire queste cavolate. E chi ha vinto? Ho vinto io. E in quanti minuti avete fatto? In 2 minuti a chi faceva più rutti. E te quanti ne hai fatti? 140. E Bisù? Bisù, la mia fidanzata! Ne ha fatti 68. Insomma, c'è una bella differenza. Basta, Arturo. Sì, Ciccia Puzza. E non chiamarmi Ciccia Puzza. Ok. Non mi urlare nell'orecchio. Ok. Sono estrefatto, Arturo. E io me ne sbatto. Va bene. E poi dopo Luciano mi sembra che non ce ne siano altri. Vabbè, Emilia Accendini perché ha inventato questa cosa qui. E poi noi l'abbiamo sviluppata. E perché l'abbiamo sviluppata? Perché non sapevi che fare. No, perché ci siamo divertiti e ringraziamo Emilia Accendini. E quella sul bimbo minchia lo vuoi fare? Non ci penso nemmeno. Chissà se mi risuccede qualcos'altro. Va bene, Arturo. Senti, Arturo, ormai è il momento di andare a letto. Bene, così anche te vai finalmente a lavorare e porti un po' di soldi a casa. E così mi compri un altro pupazzo. E che ci fai? Ci gioco. Ma te sei un pupazzo, che ci fai con i pupazzi? Dai, falla finita. Evviva la Rita!
Dai, adesso basta. Mangia la pasta. State zitto. Mangio carciofo fritto. Arturo, io ti prendo e ti faccio così al collo. Aiuto! Sono strozzuto! Oddio. Scherzavo. Meno male, Arturo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao! Non mi urlare nell'orecchio. Ok.